a tutti ed eccoci qua in New Style Boutique 2. Continuiamo la nostra avventura. Dopo che siamo usciti dal negozio abbiamo sbloccato diverse cose, tra l'altro il cellulare, il guardaroba, dove potremo acquistare varie giacche e vestirci come più ci aggrada, e anche i coordinati, che non c'è niente. Ci manca sempre da sbloccare questi due punti interrogativi, quindi procediamo nel gioco. Siamo proprio sempre all'inizio, siamo adesso qui nel viale. Andiamo a vedere qua questa icona delle due ragazze che parlano. C'è Minu che sta parlando con Yolanda. E allora rientriamo in negozio. Sì, perché dopo che siamo anche uscite dal negozio, ovvero durante la chiacchierata con la tipa, siamo state nominate direttrici del negozio. E quindi infatti siamo le nuove proprietarie. Oh, è così, saresti tu la nuova proprietaria? Minu mi ha parlato così bene di te. Mi ha detto che ne sai più tu dello stile dei tuoi clienti che i clienti stessi. Se è così, forse potresti trovarmi un abito casual. Ok, guardiamo così la definizione di casual, se non sapete che cos'è. Quindi, e via. Non ne ho mai avuto uno prima, perciò non saprei quale mi potrebbe donare. Ha una sola raccomandazione: deve essere bianco a tutti i costi. Ah, ok. Ma certamente! Ok, un abito casual bianco comodo. Puoi trovarmi un abito casual? Vediamo. Questo oppure mi piace più questo bianco, lo vuole, quindi io per forza andrei a questo. Che ne dici? È esattamente ciò che avevo in mente. Yeah, lo voglio. Ottimo. Si prova l'abito. Ha gradito. Sì, ho lasciato decidere il mio cuore, cercavo proprio qualcosa del genere. Così potremo anche osservare da tutti i lati. Ottimo, abbiamo guadagnato. Provare nuove cose fa bene. Ho fatto bene a venire qui da te oggi. Ci vediamo. Oh, ciao Brenda. E la nostra prima cliente l'abbiamo soddisfatta. Oh, c'è un messaggio, leggiamolo. Dov'è? Novità, eccolo qua. Abito che? Abito da sera. Abito sposa. Queste sono tutte borsa, borchie. Ok. Eccolo qua, era un messaggio, quella è la leggenda. Oh, Brenda ci ha mandato un messaggio. Grazie, sono così fiera di aver provato qualcosa di diverso. Oggi tornerò a trovarti presto. Yeah, grazie Brenda, che ti sei trovata bene nella nostra boutique. Bene, bene, facciamo money, yeah. Ritorniamo per strada. Andiamo a vedere se c'è qui altre persone che parlano. Nome Yolanda Minu. Ah, Yolanda Minu ti dà molto da fare. Ah, praticamente Minu. Non è che il nome è Yolanda Minu. Mi ero un attimino contorta prima. Quindi Minu ci sta facendo pubblicità a tutto spiano. Andiamo un attimo alla casa. In questo guardaroba, questo scegli l'unità, questo è per scegliere l'unità di misura. Questa è la chiave per salvare il gioco. Intanto salviamo per sicurezza. Ok, torniamo indietro. Così abbiamo visto anche dove si va a salvare. No, ho sbagliato, sono proprio uscita del tutto, perdonatemi. Ecco, questo è il momento dell'entrata, ci mostra l'ora. Non è proprio l'ora giusta, però ok. Volevo andare qua, ecco, nel viale. Vediamo se parla sempre. No, se parla sempre con la stessa. Entriamo nella boutique. Abbiamo sbloccato anche la musica. Potremmo mettere varie basi differenti all'interno del locale. E voilà, questi punti interrogativi sono sempre da sbloccare. Ritorniamo al telefono. Guardiamo se c'è. Ah, qui c'è scritto novità. Oh, vedi, Brenda ama fare lo yogurt. Ci dice anche un po' chi abbiamo incontrato. Kelly, abbiamo anche incontrato quella di ieri. Yolanda, che mi... Ah, Yolanda? Ma allora ditemelo, mi sto incartando un sacco. E poi c'è Minu. Quindi Yolanda e Minu che stanno chiacchierando, no Yolanda e Minu. Va bene. E mi sono contorta un attimo, ma ragazzi, ora prendo il via anche a questo gioco. Siamo proprio agli inizi, ok. Qui vediamo che cosa ho sbloccato, boccoli morbidi. Sì, perché oltre a fare la direttrice potremo anche fare le parrucchiere, le modelle, quindi fare più mansioni che poi più logicamente ci aggradano di più. Per adesso stiamo seguendo la storia e vediamo come si sviluppa. Vediamo il primo piano che non c'è ancora, bene. Ottimo, sono ritornata qui. E vediamo, parla, oh, vediamo, sentiamo un po' la loro chiacchierata. Adoro il tuo cappello, Minu, è nuovo? Proprio così, ti piace? L'ha scelto la nuova direttrice della nostra boutique. Ti dà un'aria così briosa. O forse non è merito del cappello?
tutte e due le cose! È fantastica! La sensazione di indossare degli abiti nuovi che ti donano, dovrebbero provarla tutti! Al momento sto andando in giro per la città a spargere la voce. Devo assolutamente venire a sapere il motivo di così tanta follia. Grazie mille, a presto! Oh, strato! Sono riuscito a trovare un'altra cliente! È così divertente, non vedo l'ora di trovarne altre. Mi chiedevo, dove potrei provare? Ci sono persone che andrò al parco Primula. Beh, no, ci sono persone, non è che ci sono persone, cioè, ho letto malissimo. Ci sono, penso che andrò al parco Primula. Ah, oh, mi si contorcono anche gli occhi oggi. Bene, siamo messi bene. Lì dovrebbero esserci tante persone. È un posto molto frequentato. Dovresti venire a vederlo, strato. Credo che non succederà niente se lasci da sola la boutique per un attimo. Oh, abbiamo sbloccato anche quindi un nuovo luogo. Il parco, mi è arrivato anche un messaggio e anche nel telefono. Ed ecco qua giù siamo al parco. Benissimo. Bene, diciamo, ho fatto il primo incarico, vi ho fatto vedere che c'è anche il parco. A questo punto io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto, commentate, mettete mi piace. Ciao a tutti!